Mr. Camussi là, qui quest'anno ci riprova, due stagioni in cui si è andati un passo dalla promozione Serie D, e quest'anno? Quest'anno faremo di tutto per cercare di ottenere più vittorie possibili, poi a maggio vedremo dove saremo. Sicuramente non ci imponiamo limiti, diciamo, abbiamo molta ambizione sia come squadra, come staff, come società. Soddisfatto della rosa messa a disposizione? Sì, assolutamente, sono arrivati dei giocatori molto importanti per la categoria e giocatori duttili, dove ogni giocatore può ricoprire due o tre ruoli, quindi questo mi aiuterà sicuramente durante l'anno. E come svolgerà la preparazione in questi primi giorni? Specialmente col pallone, perché il pallone penso che non debba mai mancare, e bisogna faticare come è giusto che sia, senza dimenticarci sempre di divertirci, perché io penso che una squadra che si diverta poi riesca a fare sempre anche quella corsa in più e non gli pesi. Intanto il primo importante incontro sarà contro l'Oradese in Coppa Italia. Sì, è una squadra forte, ha preso giocatori importanti, giocatori che erano qua fino a qualche mese fa, che conosco, quindi sarà sicuramente due gare combattute, perché l'Oradese la reputo un'ottima squadra davvero. Allora Andrea Manno, avete messo in piedi questa squadra che disputerà questo campionato di eccellenza, soddisfatto? Sì, molto soddisfatto, perché la società mi ha dato ampio margine per poter fare in autonomia tutto quello che realizzare, tutti quelli che erano i miei obiettivi, e con l'ultimo tassello che si è aggiunto a pochi giorni dalla partenza della preparazione d'Embasso abbiamo completato il nostro roster. Io sono molto felice perché abbiamo confermato, promosso dal settore giovanile e acquisito i nuovi giocatori che volevamo acquisire. Sarà l'anno del salto di categoria. Allora, il nostro obiettivo, che è quello di fare sempre meglio, è quello di posizionarci nella condizione di arrivare a disputare i playoff in casa. Quindi deve essere questo il nostro obiettivo primario, perché abbiamo visto che cosa significa fare una grande stagione, disputare i playoff fuori casa con lo svantaggio del risultato e del campo. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello, proprio per mettere un gradino in più anche nel background e nelle capacità dei nostri giovani, che sono, come sempre dico, il nostro fiore all'occhiello. Quali saranno le squadre principali che temerete? Allora, sicuramente penso che il Cuneo abbia raggiunto la maturità anche in questo mercato per migliorare quello che ha fatto negli ultimi anni. La Valenzana, secondo me, ha fatto un ottimo mercato, l'Ovada ha fatto un ottimo mercato, quindi si può consolidare nel lato sinistro della classifica come outsider neopromossa, e chiaramente ci siamo anche noi.